se evito magari di tirare calci alla telecamera, magari è anche meglio, se no diventa anche difficile fare il video. Ah! Quarta parte che inizia col botto, letteralmente. Inizio leggendovi una cosa che vi farà rimanere scioccati. Quindi preparatevi. Allora. Io non posso fare altro che starmene qui ad annaffiare. Però quanto a te, quanto a quel che non puoi far che tu, per te qualcosa da poter fare dovrebbe esserci, ma non ti costringerà nessuno. Pensa da te stesso, decidi da te stesso. Che cosa adesso tu stesso debba fare? Sì, questo è il nuovo adattamento di Evangelion. Ma che dicono? Linguaggi forbiti. Oltre questo, il caldo continua mentre registro questi video. Ah, sono in un video. Aiuto. Fa così caldo che mi sembra di sudare come un caimano. I caimani sudano? Fa così caldo che i gelati nel freezer implorano di essere mangiati. O forse sono io che l'imploro. Fa così caldo che le mosche sono ovunque, di nuovo. Mosche di qua, mosche di là. L'altro giorno sono riuscito a prendere due mosche maschi e due femmine. Come ho fatto a sapere di che genere erano? I due maschi erano sul divano e la TV era accesa sullo sport, mentre invece le due femmine erano in cucina, che probabilmente stavano spettecolando. Ma come mi vengono? Ma come? Dennis Quaid fidanzato con una studentessa e tra di loro vi sono 39 anni di differenza. Beh, forse è meglio che non commento questa cosa. Parlando di film, ho saputo che faranno un live action su Dora l'esploratrice. Sì, dove tra l'altro vi è presente Michael Pena, o Pegna, non lo so. L'attore divertentissimo di Ant-Man. Sì, il personaggio che nel secondo film dell'Uomo Formica riesce almeno a renderlo divertente. Comunque aspetto i live action di Peppa Pig, Masha e Orso e il trenino Thomas. Vi sfido. Doom Annihilation. Non ne avevate ancora sentito parlare, non è vero? Io ho urlato quando ho scoperto che uscirà questo film ed era un urlo di dolore. Aspetta, una donna come protagonista? Non avevo dubbi. Perché il Dungan ce lo siamo perduti all'inferno, giusto? E si sta persino parlando che il prossimo 007, ovvero il prossimo James Bond, non sarà più tanto James, ovvero sarà sostituito da una donna. Nulla da dire, per carità, ma mi chiedo, perché? Rispetto nei confronti della moglie di un attore, in questo caso di Hugh Jackman, vi sembra giusto prenderla in giro perché suo marito è troppo bello per lei? Ah, andiamo, viviamo nell'epoca dei leoni da tastiera. Coloro che avrebbero paura persino di incontrarlo, Hugh, perché magari gli artigli ce li ha davvero. Secondo alcuni è così. Ne leggo, ma ne leggo talmente tante che la mia mente dopo un po' implora pietà. E comunque, the winner is Kevin Spacey. È uscito il trailer di Cats. Guardiamolo insieme. Cosa? Gatti antropomorfi in CGI, con la faccia aggiunta tramite un ambiguo trasferimento con degli effetti speciali abbastanza discutibili, e tutto ciò non è per niente inquietante. No. Di Cats ce n'è solo uno, mi dispiace. Il nuovo Terminator sarà vietato ai minori. Ma che? Sono dei robot che si scazzottano, perché dovrebbe essere vietato? Oh già, perché se non rendiamo violento qualsiasi film che in passato non lo era eccessivamente, non va bene al giorno d'oggi. Logico. Concludo così, quest'oggi, con una slide di foto di questa guardia antibracconaggio, dietro le quali due gorilla si mettono in posa.